13 lune, perché in un anno tropico ci sono circa 13,4 giri completi della Luna attorno alla Terra. 13 perché numero primo, 13 perché 2013. Fervono in piazza San Martino i preparativi per la festa che celebra la notte più lunga dell'anno, quella del 31 dicembre, quando saluteremo la fine del 2012 e l'arrivo del nuovo anno. Anche quest'anno a portare in città musica, giochi e divertimento ci ha pensato l'associazione Don Franco Baroni Ollus, con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il programma della serata, inizio ore 22, prevede l'esibizione della band Smoke Out, la musica del DJ Luca Maffei e tanti giochi di animazione che saranno proposti dai tre conduttori Eva Bertolacci, Simone Bernardini ed Emanuele Merla. Scorrendo il programma della festa, confermata la consegna del premio lucchese dell'anno, giunto alla 13ª edizione, che avverrà 15 minuti dopo il tradizionale brindisi della mezzanotte italiana e poco prima del secondo brindisi al nuovo anno, ovvero quello della mezzanotte di Lucca, che scatta a mezzanotte 17 minuti e 59 secondi. Nel corso della serata sarà poi realizzato anche un video calendario con le fotografie di 24 volti, 12 ragazze e 12 ragazzi che saranno selezionati fra i presenti in piazza da alcuni inviati dell'organizzazione. Poi, per chi vuole scoprire come sarà il proprio 2013, ci sarà Lady Adara che fornirà l'oroscopo personale. Insomma, anche quest'anno a Lucca tutto è pronto per festeggiare l'anno che verrà.